Marina Cala de Medici di Rosignano vi offre un orizzonte di opportunità tutte da esplorare, sia verso il mare che verso l'interno. In posizione baricentrica rispetto alle altre regioni italiane, la costa degli Etruschi è quindi facilmente raggiungibile. Il Marina può ospitare 650 imbarcazioni, di lunghezza compresa tra 8 e 30 metri, grazie alle profondità del suo bacino, che consentono una costante agibilità all'imboccatura in ogni condizione di mare. I servizi essenziali, acqua, elettricità, internet, con collegamento Wi-Fi e TV, sono erogati direttamente in banchina, in maniera personalizzata, ed il distributore del carburante è aperto tutto l'anno. L'assistenza all'ormeggio e l'ascolto radio sul canale 9 VHF sono a disposizione dei diportisti 24 ore su 24. I servizi comprendono la raccolta delle batterie esauste ed il pump out delle acque reflue. Lo sviluppo architettonico del borgo si ispira a criteri di contemporaneità, ricerca visiva, funzionalità e sostenibilità. A pochi chilometri dal porto, a circa 45 minuti di macchina, si trova uno dei borghi più suggestivi e caratteristici dell'Alta Maremma, Suvereto. Splendido borgo medievale, le cui origini risalgono a prima dell'anno 1000, Suvereto è incastonato sulle pendici delle colline che dominano il mare e la costa degli Etruschi, nella verde vallata attraversata dal Cornia. Un vero gioiello. Il paese, bandiera arancione e città del vino, racchiude dentro antiche mura vicoli lastricati su cui si affacciano case di pietra, palazzi storici, chiese di grande suggestione e chiostri ombrosi. Qui è tutto un pullulare di aziende agricole, frantoi, cantine, agriturismi, dove si possono gustare prodotti tipici e piatti che derivano da una genuina tradizione gastronomica. Una cinta muraria a forma di pentagono scandito da 8 torrioni racchiude lo splendido centro storico. La Rocca, anticamente presidio del castello, si erge sulla collina che domina il paese e il palazzo comunale, che risale al 1200, è uno degli edifici più belli d'arte civile in Italia, simbolo dell'autonomia cittadina. Nella suggestiva cornice medievale del chiostro di San Francesco si svolgono ogni anno concerti, spettacoli e rievocazioni storiche. La chiesa di San Giusto, costruita intorno al 1000, incastonata tra le mura e la principale porta di accesso al paese, è in stile romanico con decorazioni bizantine ed annesso il Museo di Arte Sacra, che espone importanti sculture, quadri e paramenti sacri. Di particolare interesse e valore sono anche le chiese della Madonna di Sopra la Porta, di origine settecentesca, all'interno della quale si trova un dipinto dell'Immacolata col Bambino, risalente al 500, e quella del Santissimo Crocifisso. Le antiche fonti pubbliche, come quelle degli Angeli e del Belvedere, un tempo utilizzate per usi domestici, rivestono un notevole interesse architettonico. Una vasta scelta di opportunità, dalla scoperta di luoghi artistici e suggestivi dentro le mura, all'avventura attraverso incantevoli itinerari naturalistici nelle campagne, nei folti boschi di sugheri, castagni, querce e la macchia mediterranea che scendono fino al mare.